Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo a Pisogne per parlare della Passerella di Cristo, la famosissima ormai The Floating Piers, aperta dal 18 giugno al 3 luglio. Tantissimi a favore di quest'opera che farà parlare del lago in tutto il mondo, alcuni invece remano contro. Ma la gente da che parte sta? Andiamo a sentire adesso le nostre interviste per il Sasso nello Stagno. Ma mi sembra una bella cosa, anche per rilanciare un po' il turismo e comunque anche per vedere dei posti difficilmente raggiungibili. Ha bisogno di essere rilanciato il lago di Iseo dal punto di vista turistico? Ma un pochino, secondo me sì, anche perché è una grossa concorrenza con altri laghi come quello più grande che è quello del Garda. Però è un bellissimo lago. Siamo appena stati a Lovere, bellissimo, incantevole. Adesso facciamo il giro e ci piace molto. Ah, quindi non siete residenti? No, no. Da dove arrivate? Arriviamo da Bergamo, quindi non siamo molto distanti, però poche volte si conoscono i posti vicini, certo. E allora abbiamo deciso di fare un giretto da queste parti. Si sente parlare ormai di questa famosissima passerella qui a pochi chilometri da tantissimo tempo. E ormai manca poco all'inaugurazione. Sì, infatti sono curiosa anche perché anche sui social network ne parlano . E mi piacerebbe proprio andarla a visitare più avanti, quando è pronta di sicuro. Parlano appunto di queste presenze incredibili che arrivano a tutto il mondo, queste 50.000 persone al giorno di cui solo 10.000 potranno essere ospitate. È preoccupata della cosa? Pensa che dovrà arrivare, poi tornarsene a casa, poi ritornare magari alle 3 di notte per poterci salire? Beh, può anche essere, però speriamo dai di riuscire a vederla e che comunque riescano a fare il tutto nel migliore dei modi anche con queste presenze. A tutti i costi ci vuole salire? Direi di sì. Quindi disposta anche a sorbirsi delle code chilometriche? Dai, code chilometriche ci stanno, sì, okay. Per vedere una cosa così, sì. Cosa ne pensa? Bellissima, speriamo che non succedano degli incidenti, perché mi sa che col tempo che va in questi momenti non vorrei che succedesse qualcosa, basta. Sa che hanno messo anche tutte le ultime tecnologie, sì, per prevedere. E abbiamo visto, speriamo di bene, dai. Lei passeggerà? Sì, andrò giù, non so se andrò su, però a vedere ci vado. Sì, sì. Qualcuno è preoccupato già per il traffico, paesi intasati? Non credo, sì, certo, un po' di casino ci sarà, però nell'insieme non penso che succedano queste cose. Quindi lei promuove favorevole. Favorevole. Lei? Favorevole, favorevole, sicuramente. Le piace l'idea? Sì, sì, sì. Andrò su se riesco a entrare, perché dicono che ci saranno 20 o 30 mila al giorno, non lo so come sarà. Qualcuno dice anche di più. Di più, eh? Peggio ancora allora. Vedremo se ci lasciano, se riusciamo a salire. Magari tra le 4 e le 5 del mattino potrebbe essere un po' più... Di notte magari. Forse di notte sì, ma non lo so. È aperta 24 ore su 24. Dicono sì, sì, però vedremo. Aspettiamo una settimana. Aspettiamo una settimana, vediamo com'è, in base a com'è, poi si va giù. Tanto noi il tempo ce l'abbiamo. Non siete di quelli che devono essere i primi ad aver messo... No, assolutamente. Non dobbiamo fare la pole position, quindi siamo a posto. Quindi chi sia primo e ultimo? Quello che arriva dopo. Fa bene la Ferrari e la pole position. È quella. Quindi vedi che siamo... Quindi su tre favorevoli? Sì, tre favorevoli. Sì, assolutamente. Cosa dice quelli contrari che dicono no, sarà solo un casino e in Germania l'hanno rifiutato, chissà perché l'avevano rifiutato. No, io sono convinto comunque che è sempre bene accetto. Porta turismo, porta anche perché non viviamo più nell'era industriale, quindi cerchiamo di portare... Cerchiamo di raggiungere il lago di Garda. Sarà sempre il nome di un lago che gira nel mondo. Esatto, certo. Perfettamente, sicuramente. Floating Piers. Non sappiamo niente. No. Ma è favorevole o contrario? Ma sempre favorevoli. Le cose belle sono belle, basta. No? Sono di quelli che sono preoccupati del traffico, del casino. Traffico. Guarda qua il traffico. Ma lei andrà a vederla, ci salirà sopra? Io no, non vado giù. Vado giù in bicicletta lì, poi basta. Sai che eviteranno anche il passaggio di biciclette? Talmente tanta gente che non si potrà neanche passare in bici. Hanno detto che partono da velo e non si può più andare giù in bicicletta. Cosa si aspetta in quelle 3 settimane? Ah, niente di buono. No. Il treno passa ogni 20 minuti e le barre saranno sempre giù. Ha visto qua, non tutti sono d'accordo con l'installazione, quello passato. Lei da che parte sta, favorevole o contrario? Ma io non...
non lo so neanche io. Però sarà una, come dicono, una bella cosa, ma non penso. Non penso cosa, che sarà una bella cosa? Per gli altri sarà boh, non saprei. Si aspetta di vedere cosa succederà. Eccola. Ecco. Dove aspettare, perché dicono, ma aspettare quando l'apriranno a vedere. Ma lei se sarà in fila per essere il primo? No, io no. Proprio no. Io non vado giù. Proprio sicuro al 100%? Sì, ma poi alla 100% fine... non vado giù. Ah, si figuri. Poi vado giù sempre in bicicletta anche adesso. Ma poi alla fine si farà incuriosire e andrà. No, proprio no. Neanche la mia moglie non va giù. Niente. I figli sì, loro vanno giù, ma io... Lo guarderò in TV. Eccola, quello sì. Una cosa positiva. Qualcuno è già preoccupato per il traffico, per gli ingorghi, per la gente arrabbiata che non riuscirà a salire, visto che non è che possa accogliere chissà quanti migliaia al giorno. Nemmeno io che cosa dire. Non... Lei si aspetta un lavoro extra in queste tre settimane? Di sicuro sì, cioè di sicuro la gente sarà molta di più. Speriamo. Quindi anche se non siamo direttamente sulla passerella, ma anche qui? Ma già adesso ci sono un sacco di stranieri. Ah sì? Sì. Ci sono già portati avanti? Non so se sono venuti a perlustrare la zona o... però comunque... Anche il paese di Bisogne comunque avrà il suo beneficio dalla passerella? Penso proprio di sì, un po' tutto il lago. Da questa parte e dall'altra parte non... C'è qualcuno che fa polemica della serie, gli affitti lievitano, li hanno raddoppiati. Non lo so, per è una queste... cosa che proprio non... È un peccato, perché poi quando se quello ritorna, non so se ritorna ancora. Vabbè, però incominciamo a portarli. Insomma. Voi siete pronti per accoglierli? Sì, prontissimi. Tutti. Non a tutti piace? No. Sinceramente sarebbe è una bella cosa, no? Quindi anche sarà un fatto anche del fatto proprio dell'indotto del turismo, quindi un rilancio anche, o comunque un lancio del lago di Iseo. Un lago di Iseo che diventerà sotto famoso in tutto turistico, il mondo. Turistico, esatto, sarebbe e poi per i commercianti. Certo. Dovranno anche essere all'altezza di sostenere questo impegno, questa bella cosa che arriveranno che da tutto il mondo e cominceranno a parlarci praticamente tutti in inglese. Beh, sicuramente anche al bar, questa dovremo al ristorante parlano tutti in inglese, in tedesco. Anche questo, noi dovremo essere bravi a fare questo, no? Dovremo essere, appunto, come dicevo prima, all'altezza della situazione. Dici che tutti saranno in grado, appunto, di far fronte alle richieste in inglese, in tedesco dei... Questo non lo so, che comincino però sicuramente dovremmo svegliarci e far qualcosa, no? Siccome la onestamente, per come la penso io, la nostra mentalità non è ancora molto aperta per queste cose. Tre settimane di grande afflusso e poi spareranno tutti, oppure rimarrà un certo circolo? Beh, sicuramente sarebbe questa la cosa giusta, che dovrebbe rimanere un qualcosa che induce ancora le persone a venire a Bisogne o comunque in tutto il lago di Iseo. Perché chi verrà qui a vedere la passerella, invece che prendere casa in altri paesi, dovrebbe prendere a Bisogne? Faccia uno spot al suo paese. Ma no, non è questione che la prenda qui o in altri paesi. L'importante è che comunque il lago di Iseo abbia un nuovo sotto l'aspetto proprio turistico, no? Certo. Che verrà comunque. Ma come tutti i laghi, i turisti vanno nei paesi che reputano più belli, più interessanti. Beh, sicuramente. Beh, sotto l'aspetto della tranquillità, Bisogne non ha niente a che invidiare a altri paesi, anzi forse sotto l'aspetto della tranquillità è uno dei migliori. Beh, anche qui dovremmo essere bravi a mantenere questa tranquillità, perché poi è un equilibrio. Se poi questa tranquillità va a finire che è un caos... Ci sarà caos? No, spero di no. Onestamente a me non piace il caos, però questo non è che... Ma lei ci andrà? Non lo so se ci andrò, però mi piacerebbe vederlo sicuramente. Se da qui a pochi chilometri non va. Sì, non lo so. Arrivano da tutto il mondo, lei ce l'ha qui fuori. No, sicuramente non sto dicendo che non ci andrò. Certo. Ho altri impegni,
Ecco, tipo i bambini. Quindi vediamo, ma non mi precludo nessun... Non dice sì a priori o no a priori. Non lo so, vediamo. Non lo so, però sicuramente una bella cosa. Prima aspettiamo a vedere poi i primi giorni. Poi ha fatto anche pubblicità a Fabio Volo. Ovunque. In una recente... Sì, ovunque. Fabio Volo è uno comunque che ultimamente... È un personaggio. Come nel TG1 per esempio. Anche nel servizio, TG1. Servizio ovunque, sì, sì, giornali, sta parlando ovunque. Sì, sì, poi sicuramente i personaggi famosi della provincia di Brescia contribuiranno anche a fare questo, no? Quindi speriamo. Sarà un successo. Io sono per l'apertura a 360 gradi. Quindi vediamo. Sarà un po'. Successo. Sì, poi esatto, poi i commercianti e tutto l'indotto, come dicevo prima, dovranno sostenere, dovranno farci vedere cosa. Anche per i prezzi stessi, Io spero proprio che li contengano un po'. Dici cosa ti aspetti? Cosa mi aspetto da cosa? Dal ponte o dalla gente? Dal ponte, dalla gente, spero, di quello che succederà. Sicuramente che sia ben organizzato, perché sennò fai vedere come il lago di Iseo è una cosa non molto... Hai capito? Certo. Il 3 luglio cosa diranno i giornali? Un meraviglioso successo! Speriamo! Tu ci speri? Certo, e ci vado anche, di Vai? Notte. Di notte? È aperto anche di notte. Sì, 24 ore su 24, sì. E tu sai già che andrai di notte. Certo. Perché non alla luce del sole alle 3 del pomeriggio? Perché mi piace di notte con le stelle. Ah, sei romantica. Molto. Quindi ci andrai di notte e magari ci andiamo anche il giorno più di una volta. O hai paura del caos? Ho paura, no, mi infilo tra una fila e l'altra. Riesci a passare, ok. Grazie mille. Sì, un po' di caos ci sarà di sicuro. Ma ne però vale la pena. Per 15 giorni si sopporta. Tre settimane sì, si sopporta. Sì, 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 senza nessun problema. Sì, sì. Va bene. Vabbè, anche bisogne. Speriamo che ci sia un po' di movimento per un mese. Speriamo che ci sia un po' di movimento. Sarà pieno pienissimo anche qui. Boh, i giornali dicono di sì. Sarà un successo, sarà un flop, sarà un... Cosa sarà? Chi lo sa, vedremo, vedere. Speriamo invece non sia un flop. Lei cosa si aspetta? Ci sia parecchia gente. Qualcuno dice sempre che dove c'è gente, c'è casino, traffico, ne vale la pena però. Esatto, non è che è una cosa che deve passare inosservata, così... Perché secondo lei gli altri paesi, ci sono stati alcuni paesi tipo la Germania che ha rifiutato la proposta di Chris appunto so. Di fare? Non lo so proprio come mai. No. È un bene che sei arrivato qua. Ma sì, conosci un po' la valle, un po' tutta giù il lago di Iseo, Sulzano, tutti i paesi. Dice che secondo lei anche Pisogne avrà un ricavo. Speriamo, perlomeno viene conosciuto bene, speriamo. E lei personalmente? Sì, sì, certo, spero di riuscire. Vediamo in base, ecco, sempre alla gente che ci sarà, se c'è la possibilità di riuscire o meno. La gente dicono che ce ne sarà. Cioè, vedremo, magari. Vedremo di riuscire a trovare il giorno di andare. Comunque ci vuole salire. Sì, 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 per andare sì, voglio andare a vedere. Buongiorno! Leggi, ecco, cosa c'è. Intervistiamo di bello? Lei, guardi lì. Dica che bello tutto. Il nostro lago. Il Cristo. Cosa ne pensa? L'ho già il programma. Cioè? Vado a Iseo. Sì. No? Sì. Da Iseo vengo a Sale e vengo a Sulzano dove sì. Parte. Mi prendono legge una carrozzina perché è una caviglia rotta. Ho 91 anni compiuti, i prossimi sono 92. Complimenti. Ecco. E con la mia carrozzina come ho fatto all'Expo. Ah. Io sono andato all'Expo, ho preso la mia. Tutti mi dicevano: "Ma perché volete camminare? Facciale camminare." E allora vado, andrò a Montisola, siccome poi io li ho conosciuti, il Cristo sono stato, siccome sono, faccio parte del Rotary, sì. E allora è stato nostro ospite al Rotary qui. Poi il nostro sindaco Invernici l'ha fatto venire qui a Pisogne, poi l'ho sentito all'Araba Fenice, e adesso è sempre quella menata. Secondo lei sarà un evento storico? Sì, 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 sì. Rimarrà nella storia del lago? Del lago, penso proprio di sì. E poi se il Gussali Beretta riuscirà poi a vendere la sua isola, quella sarà il massimo che lui ha fatto per questo. Mi han detto, noi non lo so. Però è una cosa unica.
Quindi è felicissimo lei che Cristo abbia deciso di venire qui sul nostro lago. Anzi, vi dirò che io ho una cognata di Forlimpopoli, due sorelle con la famiglia, ho detto venite su, dormite qui, mattina andate giù, girate, state a Montisola, fate quello che volete e tornate la sera. No, è una cosa che... Arriveranno da tutto il mondo. Penso di sì. Qualcuno è già preoccupato per il caos, per il traffico. Ma che caos, con la lingua in bocca e un po' di testa in zucca in testa, così va dappertutto. Quindi chi rema contro sta sbagliando. Sbagliando, ma tanto. È l'unica cosa che nel lago... Bisogna fare un monumento a questo Cristo. Sì, con l'aiuto degli altri, perché è molto... E poi penso che anche Montisola avrà una... Io quella sera che sono stato a cena ero seduto vicino al sindaco di Montisola e mi ha detto abbiamo noleggiato, loro fanno degli stand per mangiare in piedi perché non ci sono ristoranti a Montisola, sono due o tre. Ma anche Pisogna avrà un bel ritorno secondo lei, anche se siamo un po' lontani? No, l'avrà. Io per esempio vado sempre a mangiare un albergo a Boario, loro mi hanno detto sono completi. Perciò sono completi di là, figurati qua, che siamo proprio... Ho degli amici che sono di Cremona e hanno una casa lì in Franciacorta, due appartamenti, due sorelle. E ho detto allora, no, dice scherzi, non veniamo su, quei giorni lì li abbiamo affittato. Non le dico il prezzo perché dopo quello lo sento. Questo che stavo chiedendo io, c'è magari qualcuno che approfitterà anche in maniera approfitteranno, però questi due si fanno un po' di palanchine. Guardi, io non so se andrò giù, perché a dire la verità io lavoro così, però una bella cosa, dopo tutti dicono portaturismo, io la mia sorella abita a Sale, mi ha detto è Pinuccia, noi col pass e così potremo circolare lo stesso, però anche i miei nipoti sono giovani, dicono zia, il turismo porta sempre, io dico se si lavora con i negozi, col turismo si fa lavorare, mia sorella per esempio ha due figli, uno vabbè lavora un po' in giro, però la figlia lavora in un bar giù verso Clusane, mi ha detto zia, il turismo se viene porta lavoro, si sono tutti attrezzati. Io dico, magari non andrò, seguirò in televisione, però una bella cosa. Quindi ci sarà un bel indotto. Ci sarà un bel indotto, dopo come diceva il Signore, speriamo che non si approfittino troppo della situazione, però insomma vedo che anche il mio nipote, pensi che il mio nipote l'altro giorno è stato oltre Novara e mi dice zia c'era tutta tappezzata la città di cartelli dell'evento, poi sa che i giovani vanno su Facebook e tutte, mi dice una cosa, però dice beh è un evento che io che ho 35 anni lo vedrò questa volta, poi dice non lo vedremo più, però ben venga, sarà un evento imperdibile anche lei non può rinunciare, io se avrò la l'occasione di andare andrò volentieri. Si metterà lì con un po' magari facendo un po' di coda, un po' di pazienza. Fa niente. Però bisogna andare. Per vedere le cose belle bisogna un po' tribulare. Sì. Una bella foto ricordo se la deve far fare. Ha ragione, non si può mancare, noi che siamo sul lago. Cosa ne pensi? È una bella cosa, è una cosa meravigliosa, ci andrò sicuramente. Sai già anche a che ora? Sei uno di quelli che... Perché c'è quelli che dicono no, andrò di notte perché durante il giorno sarà l'ora non lo so di preciso, però quando mi capita andrò sicuramente perché lo vedo nel passare. Certo. Tu hai un'attività commerciale, vedo che hai fatto il pieno. Sì. Di cosa ti occupi? Io gestisco un negozio lì vicino all'Adamello dove è l'ex Kamamoto e poi anche lì a Rogno vicino al Bosio. E pensi che ci sarà un incremento di lavoro anche per le attività commerciali? Speriamo. Perché è un po' calmo. Ah, sì. Quindi magari l'evento potrebbe portare un po' di gente. Speriamo. Beh, è una cosa straordinaria, bellissima. Lei è del paese, viene da fuori? No, io vengo da Iseo.
quindi qua vicino. Quindi anche Iseo ci sarà, ci sarà un parecchio movimento, insomma, speriamo che vada tutto bene in seno alla viabilità, al quantitativo di persone che si aspettano, perché certo, non sono poche per la zona, insomma. E infatti sui social network la gente dei paesi sul lago già preoccupata, non tutti sono felici appunto dell'invasione che arriverà tra poco. Ah, beh, io sono molto positivo, molto contento, perché sicuramente è un'iniziativa che poi sul lungo periodo farà bene al turismo, alla zona del lago di Iseo, e darà una dimensione mondiale, no? E questo che ci si chiede, cioè dopo il 3 luglio ci saranno appunto, allora, secondo lei, influssi anche per gli anni a seguire? Ma secondo me sì, È una cosa di sviluppo nel tempo molto positiva, almeno io la reputo tale. Poi vedremo. Come saranno preparati gli albergatori, le attività, quelli dell'indotto? Mi auguro di sì. Qualcuno ha già parlato di persone che moltiplicherà i prezzi appunto per questo evento. Questo è il lato negativo, insomma, se facciamo le cose con una mentalità moderna, giusta, è un'occasione da sfruttare. Se pensiamo che sia solo un momento, un motivo per spolpare i turisti che arrivano, allora secondo me non abbiamo capito l'occasione che così ci è arrivata, insomma, per volere di qualcun altro. Mi auguro che sia colta in seno a uno sviluppo futuro, quindi fare le cose bene, farle giuste, dare un'accoglienza ottima, e credo su questo ci siano tutte le premesse, ma non approfittarsene, perché altrimenti sarebbe come gettare al vento un'occasione e non averla colta, insomma. Gente che arriverà da tutto il mondo, esatto. E quindi anche per la nostra gente del paese poter interagire anche utilizzando l'inglese, il tedesco, lo spagnolo. Ah beh, sicuramente. Come siamo messi? Ma non lo so come siamo messi in generale, sicuramente sarà un'occasione per farci pensare dove non siamo stati bravi di migliorare e invece di valorizzare le eccellenze, insomma, della zona, che ce ne sono parecchie tante, quindi sta a noi. Andrà? Assolutamente sì, sicuramente. Ha già pensato al giorno, no, meglio andare prima, meglio andare gli ultimi giorni, meglio andare di notte? Ma l'idea è sicuramente andarci più volte, giusto per vedere una situazione unica e spettacolare come si prevede, magari in contesti diversi, di notte, di giorno, e poi in base anche al numero di persone che ci saranno. E non, quindi, si baderà appunto all'orario, alla coda? Ah sì, beh, quello bisogna metterlo in preventivo, d'altra parte è una cosa talmente unica che nasce e finisce, e quindi vale la pena assolutamente di venirci, insomma, per tutti, credo, quindi ragione in più per chi è qua. Passerella! No, no! Come no? Guarda! Aspetti, ce lo dica! Lei andrà sulla passerella. Facciamo una bella cosa. Sì. Fa quel pezzo lì, è come andare sulla passerella. Stessa cosa. Anche se non si muove. Ma non è ricoperto dal drappo d'oro. No. Sono cose che a me proprio non mi dicono niente. Quando vado là, che viene il bel tempo, sì, Lago Belpiatto, ci sono là le canoe, non si paga niente. Ah. Due ore al giorno. Ma in canoa? Allora, là. Ah. Si possono prendere gratuitamente? Io sì, dopo a voi non lo so. Ma quindi allora non andrà sul ponte? No. Ma è un evento unico, ne parla tutto il mondo. Ma lo so, anch'io parlano tutto il mondo. Quello lì è un business di soldi e basta. Ma anche per il lago, per l'indotto, per tutti, qui sì, ci sarà. Sì, ma giusto non è che lo facciano per chi vuole andare. Qui ci sarà un sacco di gente, un sacco di stranieri, riempiranno tutti gli appartamenti di bisogno. Così io quando vengo giù a prendere l'acqua non ho più il posto di parcheggiare. Non è contento? Ma per lasciare il posto agli altri, mica tanto, eh. Però. Da quest'anno in poi il lago verrà conosciuto in tutto il mondo e tutti gli anni ci saranno. Guarda che chi vuol conoscerlo lo conosce ugualmente. Io conosco ho girato tutta Europa quasi quando ero giovane. Basta che uno, se vuole andare, i soldini ci vogliono. Sempre. Dopo ti puoi organizzare come vuoi. Quindi lei mi pare di capire che non vede di buon occhio l'installazione. No, non vedo. Cioè, per me possono fare le cose perché piace o non piace. A me non mi dice niente, ecco. Non è che lei, quando ha saputo di questa cosa, ha esultato? No, per carità. Dopo che vuol fare, può fare. Certo. Però non mi vengono a dire che camminano sull'acqua. Come no?
perché, no, cammina solo Gesù sull'acqua. Lì camminano sulla passerella. C'è una bella differenza. È una passerella a filo dell'acqua. Vabbè, cosa vuol dire poi a filo dell'acqua? Però non camminano sull'acqua come dicono loro. Certo. Lì camminano sulla passerella. Però guardi che sarà un evento unico, certo. Io glielo consiglio, non può una bella fotografia sulla passerella. No, nemmeno anche mia moglie, non credo che sia tirata così. Sono belli eventi per chi gli piace camminare, vabbè, non dico niente io, ma però a me non mi dice niente, insomma. Certo, basta, non mi dice niente. Preferisco vedere il Giro d'Italia o vedere le moti, quelle sì. Ok. Mi piace andare a vedere. Ma una passerella in mezzo al lago. Tutto cosa vuoi che le dica? Se a me non va, non va. Okay. Non riesco a farle cambiare idea. No, io non ho niente con nessuno, ma a me non dice proprio niente, insomma. Grazie. Cosa ne pensa della passerella? Non faccio commenti. Perché? Perché è un successone. Boh, vedremo. No, non è convinto. No. Lei non andrà? No. Perché? Perché no. Una bella foto sulla passerella, no. Ricordo. No. Quindi non fai salti mortali. No. Auguro che gli vada tutto bene, basta. Cosa ne pensa? È una bellissima cosa. Quindi lei è favorevole? Certo, per attirare anche il turismo, tutto, dai. Tutte le altre cose. Sarà una manifestazione che porterà in giro per il mondo il Lago d'Iseo solamente queste settimane o secondo lei la pubblicità sul lago darà benefici anche in futuro? Occorre anche gli sponsor a sponsorizzare, perché se non attiri non vengono mai nessuno. E allora occorre. Lei si aspetta anche un sacco di VIP magari? Spero io, spero che vengano anche dalle altre parti. Dicono da tutto il mondo, lei ci crede? Certo. E che verranno, per forza. Un evento internazionale? Sì, per me sì. Ma ne beneficerà solamente la zona di Sulzano, Montisola o Pisogno, anche Pisogne? Sì, perché sentono già le voci, allora vanno, allora partono anche da qua i battelli, tutte le cose, allora attirano dentro. Quindi i ristoranti, gelaterie, albergatori, tutti lavoreranno? Sentono già le voci, allora vengono tutti. Secondo lei merita Pisogne di essere vissuto? Io spero anche di sì, spero anche Montisola, Sulzano, anche con questi posti. Ma qual è più bello, Sulzano o più bello Pisogne? Da Sulzano è un'altra cosa, Montisola ha già le sue caratteristiche, Pisogne ha un'altra cosa, ci sono anche per la montagna, abbiamo già fatto i sponsor anche qua, allora è per attirare. E effettivamente è un'attrazione interessante. Perché qui ovviamente tutti ne hanno sentito parlare. Chiaro, sul lago, sì, magari sì. Gente da fuori, da dove arrivate? Arriviamo dal lago di Como, a Mandello dell'Ario, dove c'è la sede della Moto Guzzi, della storica casa di motociclistica. Ma quindi c'è una lotta, cioè lago contro lago? Ma più che lotta è un piacere vedere come qui le attività turistiche e culturali fervono rispetto purtroppo da noi che segniamo un pochettino al passo. Ma c'è purtroppo un po' di invidia da parte vostra famosa The Floating Invidia Tears. È un termine che non mi appartiene, più che altro c'è ammirazione per le capacità che gli abitanti di questi posti riescono a realizzare e quindi a mettersi in gioco e a promuoversi comunque. Quindi secondo lei non solo il vostro lago, ma anche questo lago verrà valorizzato dal... Io spero proprio sì, anche perché comunque, voglio dire, indubbiamente, tornando indietro nei millenni qua, la cultura dei Camuni, quindi già millenni fa, qui l'uomo è stato protagonista di questi luoghi, quindi probabilmente il DNA e le genti di oggi continuano... Certo. Con altri strumenti, con altre capacità chiaramente a domanda, a crescere. Siete venuti anche per vedere come proseguono i lavori o proprio non ci siete stati nella zona passata? No, ci siamo passati ieri perché siamo arrivati appunto e oggi pomeriggio facciamo conto di andare giù e traghettare e andare a vedere appunto i lavori, come,
come fervono. Come... Ma non siete venuti magari per prenotare un albergo per no, quei giorni? No, effettivamente abbiamo prenotato grazie a Groupon, che è un ottimo strumento per andare e scoprire certe realtà che diversamente sai che esistono, però certo. E questa opportunità secondo noi è molto valida. E ti permette appunto di conoscere luoghi che... Ma avete prenotato per quei giorni della passerella? No. In questi giorni qua, sì. No. Poi anche perché io rifugo quando c'è il momento di massima domanda, io se posso, esatto, sì. Quindi, controcorrente. Non è per il caos? No, assolutamente no. E quei giorni mi sa che ci sarà un po' di... Io non sarò di quelli. Non ci sarà? Aspetterò che un pochettino di calca, di ressa si stemperi, sì. È fiducioso nella cosa, perché dicono che dal primo giorno all'ultimo sarà un come macello. Dicevo, non siamo molto sul pezzo, nel senso che noi arrivando da un'altra realtà, non però noi italiani siamo quelli che sempre all'ultimo momento, però poi ce la caviamo sempre. Lei ci sarà quindi a camminare sulla... Io penso proprio di sì, quando la struttura sarà realizzata ci tengo, anche perché comunque è un'esperienza, penso, particolare, certo, e anche unica, nel senso che quindi... Non sarà The Floating Piers, la passerella di Cristo, però pur sempre passerella è, quindi io per adesso mi accontento di questa. Grazie a voi che avete seguito la nostra trasmissione, grazie a Vladimir Lazzarini per le immagini e il montaggio del Sasso nello Stagno. Torneremo ovviamente a parlare di altri temi per le strade dei nostri paesi tra 7 giorni su Antenna 2 TV.